Ieri, signori, abbiamo parlato di Scappa Get Out. Ma perché ieri poi? Del 2017, la regia di Jordan Peele. Perché comunque sì, io che stiamo registrando tutti in un giorno, mi copro tutto. Ah, ok, capito? Stile quei due sul server, capito? Esattamente. Vai. Ecco qui, io sono Andrew, se lui è Finergo, e oggi siamo qui per parlare di un film del 2019 per la regia di Giordano Pelo, Us, Noi, film appunto con un cast che comprende Elizabeth Moss, Lupita Nyong'o e altri attori. Sì, esatto. E che quindi, in prima parte, molto uno spoiler, per quanto vabbè, sono passati 3 anni, se non l'avete visto, cazzi vostri. Diciamo che c'è questo tema del doppio con questa famiglia ora che se ne va in una vacanza e trova dei suoi doppioni in casa. Opinioni non spoiler. Nell'ultimo video, quello su Scappa Get Out, abbiamo elogiato abbastanza il film, abbiamo definito un buonissimo film. Tutto rispetto, questo a me non è piaciuto. Per me è la classica definizione di pisciata fuori dal cesso. Ah, proprio te. È un film... Ma come sei tecnico. Esatto, un film che vuole esagerare, che vuole strafare, ha un concetto anche figo, ma io avrei preferito lo trattassero molto di più e molto meglio. E viene dileguato con un finale davvero che ti fa mandare a quel paese il film, secondo me. È un prodotto che vuole provare a fare l'originale, per certi versi ci riesce, ma risulta una mera delusione. È una pellicola inferiore al primo di Peele. Secondo me è tutto fumo e niente arrosto, un film che vuole fare tanto ma non riesce a far nulla. Ed è proprio questo quello che ho paura per la carriera registica di Peele, che continui a fare film come questo, che vogliono dar tanto, ma alla fine non danno niente, almeno a me non ha lasciato nulla il film. Un tema del doppio che poteva essere trattato, che poteva essere interessante, ma appunto non l'è stato, poteva esserlo ma non l'è stato, quindi mi spiace ma non ci siamo affatto. Signor Arcadin, lei ci illumini con la sua opinione. Ma io sarò anche più cattivo di te, perché se in Get Out Jordan Peele si è dimostrato un bravo regista, è uno sceneggiatore decente, perché poi la storia era semplice, era il tipico slasherone, thrillerone, dove la gente deve fuggire, deve fare, deve dire, insomma, la solita roba vista e rivista, però c'era quella cosa in più. Ho detto vabbè, dai, simpatico. Qui vuole fare il grande artista, il grande autore che si batte per il sociale con questo horror thriller politico, drammatico, con colpi di scena che non sono colpi di scena, e quando c'è il colpo di scena è una vaccata senza limiti. Addirittura il colpo di scena, quello vaccata, è più unico che raro per me nella storia del cinema, perché risponde a una domanda, ok, ti risponde, ma ti apre altre 149 domande successive. Non mi era mai successa una cosa del genere. Cioè tu rispondi a, ah, lui è Nick, e poi, aspetta, ma Nick non era lì, ma che capelli aveva, che occhiali aveva, cioè è una cosa assurda sto film. Quindi vabbè, oh my god. Quindi no, dicevo, questa è pubblicità occulta, ovviamente prenderà il 25%, no, scherzo. No, dicevo, quindi il film è anche molto bello registicamente. Lupita Nyong'o, la migliore attrice di quell'anno, da Oscar, secondo me. Però il film non si regge proprio sulle gambe. E sotto a scrivermi a lui, in realtà, ma è simbolico. È simbolico un cazzo, perché se è simbolico in un contesto reale, quel simbolico perde di valore. Non è simbolico, è uno strafare. O fai Mulholland Drive, che è tutto simbolico, allora io dico ok, ma non puoi farmi una storia reale e poi il buco di sceneggiatura me lo giustifichi con ma è simbolico, non capisci il cinema di Jordan Peele. Questa è la frase top proprio di... No, ma il fatto è che vuole essere simbolico. Tutto... Stai tossendo troppo. Ma dai, ma pezzo di me. No, allora, dicevamo seriamente, a me la prima parte non stava neanche dispiacendo, i primi 40 minuti, perché alla fine va bene, sì. Poi ad un certo punto, siamo ancora in uno spoiler, vuole strafare. Ad un certo punto inizia una cosa un po' più grande, e poi alla fine ti rendi conto che neanche Peele riesce a reggerlo. E qui sì, si scade nella banalità ad un certo punto. Ci sono dei simbolismi, dico solo coniglio ad esempio, però... Sì. Ma...
molto accennati. No, no, a me siamo, in parte uno spoiler, ha fatto impazzire il fatto delle forbici, dopo ne voglio parlare. No, ma non so, vabbè, le forbici. No, ma c'è una, fatto ridere. C'è un buco di trama assurdo. Ha fatto ridere le forbici. Riguardo a un modo di vivere, in un certo modo. E va bene, ragazzi, questo era il nostro parere, uno spoiler. Se siete curiosi, non andate a vedere questo film, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi. Vabbè, a... l'hanno già visto, dai. Se l'avete visto, vabbè, non riguardatelo. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Se l'avete visto, Arca, fai il countdown. 4, 5, 2, 3, 1, 0. Ok, livello cognitivo proprio Baz Luhrmann. Vabbè, allora, dicevamo, spoiler. Io mi chiedo una cosa, ma come cazzo fa una tribù di milioni di abitanti a riuscire a sopravvivere sottoterra con pochissimo cibo? I ratti non sono una giustificazione. A procurarsi delle forbici, a procurarsi tutta sta roba, cioè come cazzo fai? A costruirsi gli abiti per uscire. Poi, una cosa che mi ha sempre sorpreso è questa, loro copiano le persone, no, che sono all'esterno. Ma se Nick si è tagliati i capelli e se le ha fatte arancioni, loro come cazzo fanno a saperlo che si... Cioè, non, è strano. Ma è simbolico! No, ma non vuole. Capisce. Cioè, è una cosa che solo simbolicamente vuoi accettare. Però in questo contesto qui non venite a dirmi che è simbolico. Cioè, che cazzo dite che è simbolico? Io sul serio mi sono arrabbiato col finale, loro che fanno la catena umana, ma dai. Ma per favore, io l'ho trovato debolissimo. È un film dalla sceneggiatura davvero poco credibile. E ad un certo punto io ho detto, io l'accetto fino ad un certo punto, va bene, mi ci metti la famiglia, ok. Ci sono questi doppioni. Quando la cosa diventa mondiale, diventa un survival movie di merda che viene sciolto semplicemente da un dialogo, da un monologo, diciamo, perché sarebbe un dialogo tra le due Lupita Nyong con lo spiegone. Cioè, dai, che stronzata è? Ci poteva essere una scena interessante, la cosa, anche la cosa del fatto che loro si siano scambiate in realtà. Sì, che si capisce la scena 1, però vabbè. È la stessa cosa dei colpi di scena nei film di Jordan Peele. Non li sa fare i colpi di scena. Cioè, uno deve essere di... Oh mio Dio, cos'è successo? In Get Out si capiva dopo 10 minuti quello che sarebbe successo. Qui dopo 4 minuti. È una merda. Non è roba per te i colpi di scena, Jordan Peele. La sceneggiatura, io lo dico perché tanti usano questa motivazione, questa giustificazione. Può essere una sceneggiatura che vuole usare. Vuole usare molto. No, no, osa, non è che vuole usare. Osa, però. Non osa bene. Cioè, tu per osare devi darmi coerenza al film. Non me lo puoi rendere simbolico ad un punto perché ti va bene. È esagerato. È proprio un. Va bene, sei forzatissimo. Non si parla neanche di rapporto, di patto narrativo. Penso che se guardando un fantasy abituati a vedere draghi, robe simili. Qui si parla proprio di coerenza. Tu parti da A, non puoi arrivare a C. Passando per B, per dire. È una minchiata. Poi, allora, mi vorrei soffermare sugli attori. Gli attori sono stati molto bravi, vabbè. Banalmente il film è capitanato da Lan Yong. Lei è stata sul serio bravissima. E poi a fare due parti. La sua parte di vita è bellissima. Lei cattiva è ottima. Ma io lo ripeto, a me sarebbe andato molto meglio se avesse fatto di meno tipo la famiglia, i doppioni e via. Questo. E sì, sarebbe stato simbolico perché tu prendi un certo tipo di famiglia in un certo in una piccola cittadina e funziona. Nel momento in cui diventa la minaccia mondiale, uno si fa delle domande. Allora, perché il governo non è intervenuto? Ci sono misure di sicurezza? Ma... Io per esempio mi sono chiesto, il governo ha lasciato ste cavie che sono milioni sottoterra e non le ha più curate. Ma poi dove sottoterra? Vabbè, ora quello non si sa, però io, governo, ho creato queste cave, poi non le voglio più, le lascio lì sotto con il rischio che si possa ribellare. No, le faccio fuori tutte. E invece la sicurezza dello Stato... E questo dico, che la sicurezza e l'esercito dovrebbe intervenire perché li ha abbandonati. E invece questi spuntano fuori. E mica è spiegata questa parte, non è spiegato niente nel film.
è simbolico perché i doppioni black che sono stati maltrattati dalla società adesso vengono a farti il culo triplo perché noi siamo inclusivi. Us come America, bello, bella idea Jordan Peele, ma me la devi giustificare. Non puoi basare tutto sul fatto che metà della popolazione americana, dove il film ha incassato di più, sono dei black che si battono per i loro diritti, allora il film prenderà 10 su 10 perché hai acchiappato la parte politica. Io l'avrei fatta più all'ululato di Gio Dante, in realtà. Magari la minaccia interna, la famiglia è la minaccia interna, e qui finale plot twist, la minaccia si espande, si allarga. Esatto. Ecco. Senza fare troppi spoiler. Ma io avrei chiuso proprio il fatto sulla famiglia, semplicemente. Che poi c'è questa scena gratuita che mi ha fatto ridere, che dicevo anche prima in Get Out, o ieri, scusami, che i bianchi sono sempre delle merde. Anche qua è tutto sui black, sulla famiglia di Lupita Nyong'o. Si vedono questi bianchi, vengono descritti come dei pezzi di merda, stupidi. Che le ragazzine sono stupide, l'uomo beve, dice parolacce, mi pare, cioè sono tutte delle macchiette questi, e vengono uccisi malissimo. Elizabeth Moss. Uccisi malissimo, chiaramente, ma senza approfondimento. Ma poi le forbici, regà. Ah, le forbici. Da dove cazzo arrivano le forbici? Ma vabbè, c'è una centrale di forbici. Ma che cazzo è? Il sottosopra, non credo, non ma so che cazzo. Cioè, è davvero stupida come cosa. Poi come si sono fatti gli abiti? Con le forbici, ok. Ma le forbici dove le hanno prese? Come sono sopravvissuti? Come hanno mangiato? Come... Boh. Cazzo. Ma io lo ripeto, secondo me questo film sul serio vuole provare a strafare... Tutto bene? Mi sa che l'aria condizionata. Ah, vabbè. Sì. Speriamo sia l'aria condizionata. Allora, se no siamo in dashcam. A proposito, guarda, conoscendo la situazione pandemica attuale, vabbè, dicevamo, secondo me il film è un film che vuole davvero strafare. Vuole strafare a tutti i costi, ma alla fine non ci riesce. Non ci riesce perché tu, se tu le domande te le fai, non ti torna nulla. Non ti torna davvero nulla. È esageratissimo. Ci sta l'inseguimento, però è la solita cosa del mondo enorme con infinite opportunità, ti mostra solamente una. E diventa un survival movie di merda. A sto punto l'avrei messo, non lo so, l'avrei introdotto in un altro modo. Così è ridicolo. Siamo sul serio arrivati dal regista che ha vinto la miglior sceneggiatura, vabbè, la miglior sceneggiatura originale agli Oscar a questo schifo qui. Cioè, per favore, dai. Io capisco, so perché alla gente piace, perché è diverso. La critica politica c'è anche, perché te la vogliono inserire la critica politica, è questo il bello. Ti dicono, ma guarda qui, ma guarda, noi siamo stati calpestati, noi siamo stati... C'è anche una critica politica anche abbastanza forte ai politici di quel periodo lì, americano, anche banalmente Trump. Però dai... Cioè, io l'ho trovato sul serio stucchevole. L'ho trovato un voler seguire il successo di Scappa Get Out, ma non riuscisci. Io spero sul serio che Peele con questo Nope si voglia rinnovare. No, ma la cosa strana è che se notate, lui va sempre oltre. Get Out era un film piccolino, penso, c'era la solita critica che fa lui in piccolo. Questa è allargata. Nope, ci sono gli alieni. Il prossimo lo fa su Dio. Perché siamo interpretato da Morgan Freeman. Esatto. Vabbè, quello sarebbe leggibile. So. Ma sinceramente non ne trovo motivo. Non trovo motivo di gradimento. Ci sta, possa impressionare, ma nulla di più. Gli altri attori, vabbè, il bambino, la bambina, il marito. Ma io mica me le ricordo quelle. Senso. È tipo la bambina che scappa dall'altra bambina mostro, il bambino che gioca col bambino mostriciattolo, il marito che combatte contro quello. Vabbè. Sarebbe stata migliore una cosa interiore per tutto il film. Magari nel finale mi mostri che è scoppiata l'apocalisse, ti becchi un 3 stelle, 3 stelle e mezzo, ma te lo becchi almeno. Non lo so, voto a questo film, Arca. Per me è un 4 su 10, 2 stelle, no? Per me.
Per me è inguardabile. No, inguardabile magari no, tecnicamente no, anche... ma da metà in poi capisci che è una vaccata e dici ma che cazzo sto guardando? Tecnicamente è bello, però a me fa ancora più incazzare se un film è tecnicamente bello, ben interpretato, ma poi è scritto col buco del culo, cioè mi dà ancora più fastidio. Sì, e questo, raga, è davvero una gran pecca per quello che poteva essere un buonissimo film, ma non ci è riuscito. Mi spiace, e anzi, aveva il potenziale per poter provare a essere anche meglio di Get Out, perché l'idea innovativa c'era pure, però non ci è riuscito davvero. Io l'ho trovato... Guarda, poteva essere un Kammerspiel versione horror. Cos'è il Kammerspiel? È il dramma da camera. Per esempio Bergman, Polanski li sanno fare. Vabbè, Venere in penso solo a Venere in pelliccia. No, ma tutte le opere di Polanski, oppure anche Bergman quando sta all'ora del lupo, è una cazzo di casa. Ma anche Sussurri e grida. Esatto. Poteva fare una sorta di Kammerspiel horror, e invece vuole fare, che non so, si sente Spielberg, che ne so io. Spielberg, ma hai esagerato. Ecco, io infatti la mia più grande paura, se mi chiedete se è in hype per no, io sono molto curioso, ma soprattutto per vedere se è un bel film o no. Non perché mi aspetto un gran film, perché io so che Jordan Peele, e questo Knock mi darà la conferma, è un regista che se gli dai troppe libertà finisce per esagerare nel finale. Secondo me esagererà tanto, quindi... Beh, ma l'ha già fatto in Candyman, ragazzi, cioè non è che è una roba nuova, Ah, e Candyman a me non è dispiaciuto, in realtà l'ho trovato interessante sotto certi contesti, però è un film che ti urla dietro un messaggio politico. E io lo capisco, il cinema è politica, raga. È inutile dirlo, è satira, è critica. Cioè, prima il cinegiornale fungeva da critica, però... Sì, ma c'è la propaganda e c'è il cinema. Sì, ma quando il cinema diventa propaganda è eccessiva... È un'altra roba. Cioè, raga, quando diventa eccessivo... Ci sono i film che hanno il sottotesto politico. Io ho citato nell'ultimo video l'invasione degli ultracolpi, RP, che ha una critica assurda. Ma questo è propaganda su... Cioè, qui è esagerato. Mi dispiace, ma per me non ci siamo per niente. Ass è davvero un filmetto dimenticabile. Mi dispiace... perché aveva un ottimo potenziale ed è stata una grandissima delusione. Io ricordo di persone che avevano parlato benissimo, CineFrank, tutti, poi lo vedo e mi ha deluso parecchio, ecco. Anche perché mi spiace, ma se questo è quello che vuole fare Peele, si dovrebbe ridimensionare e tornare a Nop. Cioè, a tornare a Get Out, perché sennò è troppo Nolania. Cioè, Nolan, mi ricordo, sta manovra molto Nolan. Nolan, quando ha più budget, quando ha più soldi, inizia a strafare. E mi spiace dirlo, ma molto spesso gli artisti è meglio contenerli, perché se esagerano diventano la parodia di loro stessi. Quindi io non lo so, Peele è tra i più gettonati del periodo, secondo me rischia di diventare l'archetipo di se stesso, un po' come lo stanno diventando tanti registi. Farò una citazione mia: Raimi, secondo me in Doctor Strange 2 è Raimi che imita Raimi, cioè non mi sembra un Raimi naturale. Mi hanno detto, sei Raimi, facciamo questo perché sei Raimi. Ma Nolan in Tenet, che vuole intricare tutto quanto, sì, intrichiamolo perché è Nolan. Però c'è una differenza, io sono d'accordo, che Nolan, nonostante tutto, l'ha fatto dopo 5-6 film, che è entrato nella storia del cinema con Dark Knight, con Batman Begins, Memento, The Prestige. Raimi l'ha fatto dopo una carriera intera, che ha fatto... quasi dei capolavori. Questo ha fatto un film buono e si sente Maradona di Hollywood. Ma il problema non è quello. Se tu hai uno stampo artistico, tu credi di voler fare solamente quello e fai solamente quello, e questo è un problema. Perché io me l'aspetto, io spero che Peele possa cambiare. Ha detto che vuole fare una commedia come prossimo film. Lo spero, cambia, fai altra roba. Che sia solo horror va bene, però distaccati dal solito film, perché sennò, ragazzi, io ve lo dico, i film di Jordan Peele diventeranno il nuovo Jordan Peele diventerà il nuovo Muccino, tutti film identici. A me ha già rotto i coglioni, ve lo dico, io non ho visto. Ma non lo so, a me interessa per la creatività che ci metti. Io voglio capire sul serio che cosa ha fatto con sto Nop, però io gli do questa possibilità, magari gliene do un'altra. Ma io spero che sul serio Nop e gli altri film siano molto più simili. No, guarda, con me Candyman, per me ha perso con Candyman. Sì, non è suo, ma è scritto, è prodotto,
E ha deciso tutto lui, raga. Cioè, è inutile che stiamo qua. Uno può di no, non è vero. Vabbè, no, non è vero. Quindi io lo dico. Io vedo Stonop. Gli do una possibilità. Magari gliene do anche un'altra di sopra per l'altro film. Ma dopo, no. Però per carità, bravissimo, c'è cioè un bravo regista tecnicamente. Quindi non gli si può dire nulla. Per ora aspettiamo. Ha fatto due film, vabbè, tre. Che in America hanno visto e stanno lodando. Aspettiamo un po', perché dobbiamo capire se è un mae, un ma oppure uno stro. Ma e stro. Hai riso. Palesemente, non hai riso davvero. E quindi, signori, io vi ringrazio, ero Nick Delage, adesso sono Nick e basta, lui è Arcadine Hammer e eccolo qui, Nop, ci dice di non guardare in alto, noi che cosa facciamo? Non c'è un cazzo. E quindi niente, ragazzi, seguite questa, tra l'altro vi consiglio questa di Scream Week, che è molto interessante come roba, come livello di qualità. Ci vediamo alla prossima, viva Scream Week.